Questa sera abbiamo con noi Leonardo Costa, atleta, agonista di mezzo fondo. Leonardo, ho avuto modo di parlare con lui via mail in questi mesi in cui abbiamo definito la sua partecipazione e in cui abbiamo definito anche il tema trattato questa sera. Il Leg Festival ha sempre dato un grande rilievo anche a temi quali la dieta vegan è compatibile o meno con un'attività sportiva di tipo agonistico. E la risposta è sempre stata positiva. L'anno scorso abbiamo trattato in particolare la compatibilità di una dieta senza derivati, prodotti derivati animali, con sport di forza. Quest'anno invece trattiamo questo tema dal punto di vista invece di uno sport di resistenza come il tuo. Leonardo mi ha detto, poi vi racconterà meglio lui, comunque mi ha raccontato un po' la sua esperienza sportiva, esperienza che mi ha confermato è stata migliorata da quando è diventato prima vegetariano e poi da Qualche un anno e qualche mese. mese è passato a una dieta vegana. Io a questo punto passerei la parola a Leonardo e poi seguirà al termine eventualmente uno scambio tra lui e voi, qualora vogliate porgli dei quesiti. Allora, mi presento brevemente, sono Leonardo Costa, ho 32 anni, pratico atletica leggera da quando ne ho 18 circa, cioè 7-18. A livello agonistico, con qualche anno per impegni di studio, di lavoro un po' meno intensi. Ho da giovane fino ai, diciamo, 25-26 anni praticato mezzo fondo veloce, quindi con gare di resistenza medio-brevi, gare in pista di 1500 metri, 800 metri. E poi col passare degli anni ho allungato un po' le distanze di gara arrivando a correre i 5.000 metri in pista e la mezza maratona qualche anno fa. Non ho mai gareggiato sulla maratona. La mia attività agonistica è a livello dilettantistico. Nell'atletica, in pratica, il professionismo non esiste, il vero e proprio. C'è un'elite nazionale di atleti che fanno parte di gruppi militari, quasi unicamente i gruppi militari che sono stipendiati, un'altra parte di atleti stranieri che gareggiano in Italia e vivono di ingaggi guadagnati nelle gare. E poi diciamo un gradino più in basso di questi atleti, chiamiamoli professionisti, c'è una non tanto consistente schiera di atleti come me, che come carichi di allenamento, diciamo, sono quasi a livello di quelli professionistici, ma sono impegnati però nella settimana con un lavoro a tempo pieno. Chi lavora, chi studia, però non vive di atletica. L'impegno per quanto riguarda gli allenamenti mi impegna tutta la settimana, 6 giorni su 7, se non 7 su 7 nei periodi lontano dalle gare. Dopo lavoro, quindi dalle 6 alle 8, 6 e mezza, 8 e mezza, a seconda degli orari, delle giornate. La mia settimana di allenamenti tipo prevede due allenamenti di scarico basati su una corsa lenta, corsa lungo lenta, che può arrivare anche a 1 ora e mezza di corsa nei periodi invernali. Poi un allenamento intensivo basato sul miglioramento della capacità aerobica e un allenamento intensivo basato sulla forza e sui lavori di resistenza all'acido lattico. Quindi basati su prove ripetute brevi, con recuperi brevi nel periodo invernale e più lunghi nel periodo estivo. Poi questo è il lavoro principale che viene affiancato da sedute di palestra o allenamenti di corsa in salita,
a seconda del periodo agonistico. E mi sono avvicinato alla scelta vegetariana per motivi etici, quindi animalisti e ambientalisti, di rispetto per la vita degli animali. Non me ne sono mai pentito, ovviamente, però una prerogativa e diciamo anche un motivo per cui sono arrivato in tarda età a questa scelta è stato proprio lo sport. Non ho mai la scelta vegetariana prima e vegana poi non doveva precludermi la possibilità di fare sport a livello agonistico. Per questo ho ritardato molto, perché nell'ambiente c'è una certa ignoranza in materia e la voce diffusa è che non si può fare sport di resistenza a livello agonistico senza mangiare carne. Questo è quello che credono tutti, e le voci dei compagni di allenamento, della gente, comunque incide notevolmente sulle convinzioni di una persona. Il primo anno di vegetarianesimo, forse per coincidenza, è coinciso con il mio miglior anno a livello agonistico. Dico coincidenza perché secondo me un anno non basta per poter arrivare a stabilire qualcosa. Sicuramente mi ha dato dei vantaggi nell'immediato una dieta vegetariana, perché la carne, il cibarsi di carne influenza secondo me notevolmente l'impegno fisico, l'attività sportiva, dal punto di vista innanzitutto della digestione e poi anche dell'assimilazione, perché il metabolismo è rallentato. Io ho sofferto per vari anni di difficoltà di sonno e da quando sono vegetariano e poi vegano non ho più avuto questi problemi. Diciamo che nello sport è fondamentale anche il riposo, il sonno, e la dieta a base di carne non me lo permetteva, non mi concedeva un riposo adeguato. Invece diciamo una dieta vegana, ma da questo punto di vista è stato vantaggioso. Una difficoltà iniziale che ho incontrato nel passaggio alla dieta vegetariana, i primi tempi, è stato sul recupero. Recupero degli allenamenti. In pratica gli allenamenti intensivi causano uno stress a livello sia organico che muscolare, che necessita un certo tipo di recupero. Innanzitutto il recupero è seguito consiste nel giorno dopo in un allenamento di scarico in genere o di corsa lenta, che non brucia i muscoli ulteriormente, e poi da un recupero anche a livello di ricostruzione muscolare e di recupero a livello energetico e organico. All'inizio ho fatto un po' fatica, perché i primi mesi avevo quello che si chiama mal di gambe, che poi non è altro che un affaticamento a livello muscolare, durava più del solito. Questo perché l'abbandono della carne non è seguito da un corretto compensazione di alimenti che forniscono proteine. Ho corretto la mia dieta in breve tempo aggiungendo molti latticini e legumi, e il problema si è risolto. Il proseguo di stagione è andato benissimo, ho raggiunto buoni risultati nella corsa campestre in inverno, e arrivando nono alla gara ai campionati regionali individuali, che diciamo uno dei migliori risultati, considerando che i primi in quelle nelle gare regionali sono in genere professionisti, che quindi lavorano di atletica, fanno solo quello 8 ore su 8 ogni giorno. Il passaggio alla dieta vegana è arrivato invece più recentemente, mi ha dato gli stessi problemi di quella vegetariana, perché l'eliminazione delle uova, dei formaggi e dei latticini probabilmente mi ha dato un altro scompenso per quanto riguarda le proteine, però risolto nuovamente con un cambiamento di dieta. Diciamo che mentre prima, quando ero carnivoro, la dieta non era tanto importante, perché uno la sera mangiava la bistecca e metteva a posto un po' le cose. E invece la dieta vegana deve essere seguita abbastanza bene se uno vuole fare sport a livello agonistico. Si adatta perfettamente, bisogna usare solo un po' di cervello e non darsi all'improvvisazione.
Non seguo nessuna tabella in particolare, non sono mai stato da un dietologo, non, semplicemente ho letto il Black Pyramid, il libro che credo vi abbiate letto quasi tutti. Aggiungo per chi magari non lo sapesse, vabbè, trovate tra l'altro informazioni online www.vegpyramid.com, mi sembra sia, redatto tra l'altro da nutrizionisti esperti nell'alimentazione vegana. E lì troverete tutte quante le informazioni del caso, anche per poter elaborare una dieta corretta. Sì, perché comunque ho notato che già il libro differenzia vari tipi di diete e inserisce un menu tipo, sì, riguardante il consumo, gli individui che consumano 3000 calorie al giorno. Sì. Che ben si adatta, diciamo, a un'attività agonistica, cioè uno sport di resistenza, magari con qualche caloria in più nel periodo più intensivo, perché quando nel periodo di preparazione maggiore, che quello invernale, dove si fanno più chilometri, si arriva a correre anche 100-120 km alla settimana, con molti allenamenti intensivi, per cui è importante comunque mantenere un apporto calorico elevato e soprattutto seguire anche le indicazioni del libro, che differenzia appunto le componenti base degli alimenti, quindi tener conto che i carboidrati servono nello sport per come energia, come fonte principale energetica, e che quindi vanno consumati prima dell'allenamento, prima della gara, in quantità notevoli. Se il libro parla di un 60-65% di componente di carboidrati nell'alimentazione dell'individuo, nel caso di uno sportivo deve essere concentrata quasi unicamente nella prima metà della giornata, perché è dove con l'allenamento del pomeriggio questo 60% dei carboidrati viene consumato. Invece i grassi, che nel libro erano relegati un 25% circa, alcuni dicono che negli sport di resistenza prolungati ne servono anche un 30%, perché quando finiscono il glicogeno nel sangue interviene il consumo dei grassi per poter portare a fine l'impegno fisico. Nel mezzo fondo i grassi non sono molto necessari, perché spesso l'allenamento si limita all'ora, e allora le riserve di glicogeno servono quasi solo quelle per completare l'attività fisica. I grassi servono, secondo me, in percentuale 20-25%. Se si passa a gare come la maratona, allora bisogna aumentare in effetti le dosi di grasso. Le proteine, per le quali un consumo di circa il 15% delle calorie consumate in alimenti al giorno, andrebbero mangiate la sera, perché di notte e la sera avviene il recupero muscolare, il tessuto muscolare si rigenera usando le proteine che ha accumulato il corpo con l'alimentazione, e quindi andrebbero assimilate la sera.